tutti amici, ci troviamo oggi a Vico Retro presso Vico Pisano a vedere questa kermesse di computer esposti e tutti i retro, insomma quelle cose che ci piacciono a noi. Andiamo a vedere all'interno un pochino com'è strutturata questa palazzetto dello sport. Innanzitutto vediamo che c'è un mucchio di materiale, insomma sono parecchie cose interessanti. Ho già fatto un giro di perlustrazione prima. Prego il cameraman di inquadrare un pochino la mostra che si vede. Possiamo vedere che c'è un po' di tutto, c'è tanta roba, tanta veramente roba importante. Soffermati sui vari Commodore che è il nostro, lì abbiamo il primo computer che è praticamente un Atari, vedete? Eccolo lì, che è una replica, vedete? Meraviglioso. Vieni qua. Andiamo avanti a far vedere i vari, che a noi i pezzi forti che ci interessano sono Commodore, quindi andiamo a vedere per benino. Qui ci abbiamo uno stupendo Commodore 16, ma il pezzo più importante è 1551 e 1581, che sono meravigliosi. Abbiamo anche un 116, un Plus 4, un SX64, meraviglioso, stupendo. E andiamo avanti. Amiga 2000, vedete? Amiga 128D, eccolo qua, bello completo ingiallito. Poi abbiamo Claudio, questo è il nostro amico Claudio, colui con la quale ci passo sempre le sedate, Commodore e tutto il resto. L'ultimo ho dato buca, però. Vabbè, io sì, mi faremo, sì, non voglio di fare. Sto facendo un videino per i nostri amici di YouTube. Ah. Quindi saluta gli amici di YouTube, veramente ok i suoi video, li ho visti tutti. Anche non avere paura, quelli no, quelli è meglio di no. Vabbè. Adesso va bene. Vanno avanti, ci vediamo dopo Claudio. Okay, a dopo. Ciao ragazzi. Allora andiamo avanti con la. Qui abbiamo altri Commodore, vedete? Altri Commodore. Ancora questo è una specie di moddato, è un 64X, 64C con la tastiera del biscottone. 1500, già il secondo e c'è 1581, accidenti, stupendo, esagerato. Però non c'è nessun CDTV, nemmeno un CDTV. Qui abbiamo altri Commodore 64, stupendo, il 1571 che è favoloso, sempre un 128, un po' sciupati, andiamo avanti, vedete qui il reparto Spectrum, Sinclair, vedete tutti questi esemplari che sono qui, aspetta, riprendo un attimo tutte le varie. Vedete che spettacolo con i giochi, quelli originali, esagerati, una vetrinetta così, è veramente esagerata, bellissima. E prendo anche questo, guarda, il Firenze Vintage, prendiamolo. E niente, prendo anche voi. Quindi come vedete c'è tanto materiale, c'è tanta carne al fuoco da poter vedere. Andiamo avanti con vari altri computer particolari che sono presenti in questa mostra. Vediamo anche i vari IBM vecchio stampo, stupendo, con le stampanti enormi, bellissime questi computer, molto belli. Andiamo avanti. Qui abbiamo i vari Bigotelle, eccetera, eccetera, della SIP, che erano presenti una volta del tipo. Atari 1040 ST, molto bello. Adesso sto facendo il video. Aspetta. Allora, qui abbiamo un altro nostro amico, suo Maurizio qua, che è venuto anche lui, è un massimo esponente delle console. Io più console che tu. Però insomma il suo lo fa anche bene. Ma sto facendo il video per YouTube. Bravo. E qui il materiale se ne è tanto, praticamente la bella mostra. Un pezzato, invece hanno buttato un sacco di belle gente. E quindi sono una bella corretta. Certo, la corretta, la stanno risistemando adesso. Ah, ecco. C'è una cosa brutta dei vecchi computer, vederli spenti. Hai ragione, concordo. Vederli accesi è vero. Va bene, adesso ci vediamo dentro, proseguiamo per ora. Andiamo avanti, adesso c'è stato, ho capito, c'è stato un piccolo problemino. Allora, qui andiamo avanti, ancora abbiamo lo stupendo Amiga 4000, che è una cosa favolosa, Amiga 3000, che è una roba favolosa, vedete? Cioè, questa tastiera qui, la vedete? Questa tastiera qua è
praticamente la stessa, è uguale a quella che monta il CDTV, la stessa, però è color crema, è color crema, molto molto bella. Questo qui ce l'ho, questo ce l'ho, questo c'è, però si sente, si può, bello, resistito di fascino comodo, bello. Dopo sentiamo un po' cosa riusciamo. Sulla cresta del vado, questo è favoloso, questo è eccezionale, questo è bellissimo. Se c'è questo lì, si è comprato appunto, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Mac, va di Mac, tutto il resto. Non sto facendo delle ripresine. Luciani, ah, il buono. Ah, piacere, il tuo buono, senti là, non riesco a dire. Sei organizzato, mi sto facendo il video da mettere come al solito. Oh, complimenti, Complimenti. E andiamo, andiamo avanti. Vari Apple, vari Apple, vedete, c'è l'iMac e tutte queste cose qua. Aspetta, andiamo nel settore Amiga ora, che è la cosa più interessante. Qui ci sono vari calcolatori, quello che ci può essere, ok? Poi attenzione, attenzione qua, qui riprendi la tavola. Allora, questo è tutto il settore Amiga, come vedete c'è questo stupendo, stupendo, questo pompa che è favoloso, favoloso, esagerato, guardatelo perché roba le staviglie non è facile vedere, è esagerata, veramente esagerata. Vabbè, meglio così, sai, comunque insomma si fa per passione tutto il resto. Sì, no, sono stato contento perché insomma ho visto che avevi di queste parti, però non avevo imparato dove poteva, insomma, non troppo lontano. No, no, certo, Pisa. Pisa. Ah, però Pisa. Allora siamo. Meglio così. Allora siamo lì. Ho preso quello, sto facendo un videino da mettere su YouTube. Ti ringrazio. Ho piacere averti conosciuto. Piacere mio, ciao. Andiamo avanti, vediamo, vediamo tutti questi amica che sono ben presenti, guardate, no, non toccare Fedino, non toccare, guardate la Joyboard, è stupendo, la Joyboard è stupendo. Questo è un joystick antesignano col vecchio logo Amiga, che è qualcosa di esagerato, vedete? Vedete? È qualcosa di esagerato. Qui abbiamo poi altre cose, ma stupendo questo mouse, fatto meraviglioso. Questo comunque con l'Amiga 3000, quello base, quello lateral tower, è una cosa favolosa, stupenda. Abbiamo parlato anche con il solito, c'è un Mega Drive dove mettono tutti i giochi, dice Mario, tutto quello che può essere. Riprendi, riprendi Michela, riprendi Michela. C'è Michela, vedete, c'è Michela. Dice Michela, ecco, vedi. È annoiatissima. E comunque insomma, questo è, questo è, ora è un po' vedi, il Commodore 128, Amiga 3000, anche 500, riprendi questo gioco inedito, questo è un gioco inedito nuovo, bellissimo, e niente, qui siamo praticamente a, abbiamo mostrato un po' quello, abbiamo mostrato un po' quello insomma che era questo stupendo mostro, vedete un palazzetto dello sport, cioè, è ben assemblato, qui ci sono altri pet, c'è un 8296 stupendo, guardate questo pet che è favoloso, meraviglioso, io appunto ad avere questo registratorino qua, l'unica cosa che potrei avere, con le tastierine quelle piccoline. Poi certo, ovvio, qui vediamo tutta la corrente di andare, stupendo, 1500, stupendo. Quello di Firenze. Quello di Firenze, Dio buono. Visto che altro il posto, non so se c'era il posto un altro grosso, con gli iscritti da 5-4, vedi? Sentite il 16 bit come suona, l'8 bit come suona, sentite l'8 bit, cosa vuol dire l'8 bit? Ho facendo un videino da postare poi. E va bene, insomma,
e questo è Pico Retro, tutto questo è Pico Retro, una bella manifestazione fatta bene, con tante cose molto belle da vedere, interessante, perché ho potuto venire, vedete, la gente c'è, il materiale non manca, le cose da vedere ci sono veramente tante, e vabbè, io vi saluto tutti, grazie di avermi seguito, se vi va la prossima volta mettete un bel like, un bel mi piace, iscrivetevi al canale e fate a modo. Ciao ragazzi, ciao.